La mia truma fa le bizze, ma non è la stufa in sé che fa le bizze, eh? È semplicemente questo maledetto pulsantino. Questo maledetto pulsantino, eh? Adesso io lo frego, perché questo involucro, questo piezo elettrico va a incastrarsi dentro questo, ma i furboni gli hanno messo, come vedete in fondo qui, no? Non hanno messo nessun blocco sti furboni. Io che cosa ho fatto? Gli ho fatto un forellino sui 3 mm di spessore di questo piccolo cilindretto, gli ho messo una vite, un piccolo forellino ad invito su questo, e adesso lo blocco e vediamo un po', vediamo un po', perché veramente mi ha rotto. Ora l'ho avvitata e questo punto, che non so se si riesce a vedere bene, questo, questa parte qui non deve più uscire da questo cilindretto. Ora è fissata, è puntata. Ho provato a dargli un po' di tac 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 di botte e sembra che sia a posto. Speriamo. Queste cose succedono sempre quando fa freddo, porca miseria. È una cosa assolutamente incredibile, perché dici porca miseria, chiaramente d'estate non la usi, questo è ovvio. Però adesso sembra che sia montata. Questo l'ho messo dalla parte opposta, di modo che non va a rompere le scatole da questa parte. E adesso lo rimonto e vediamo. Sembra che vada bene. Deve essere un problema di posizionamento di quel maledetto cavo che mi fa diventare matto. Mimi, Mimi, via di lì, amore, quello lì, lascia stare l'inverter, dai. Porca miseria, Mimi, sei tremenda. Dai, Mimi. Sembra che se il cavo tocchi la scocca della stufa, Mimi, se senti la scossa non ti arrabbiare e non saltare come una matta. Oh. Porca miseria, sta truma, porco cane, guarda. Cambiare il camper solo per la truma. È un po' un controsenso, aggiusti la truma, sei a posto. Però che palle, oggi vi beccate sto sclero. Mimi, dai amore, non ti mettere lì che ho paura di beccarti, su da brava popina, dai. Oh, adesso sembra che sia montata giusta, Deo gratias, guarda. C'ho il mio assistente di volo, vero che tu sei il mio assistente di volo? Tra l'altro ho anche poco gas, di conseguenza dovrò andare a comprare un'altra bombola e questa dovrebbe essere durata, se la compro domani, 6 giorni. Mimi, vieni fuori da lì, amore, vieni fuori da lì, Mimi, Mimi, mannaggia il gatto. Uff, dai, dimmi che parte.
partita. Ho poco gas e vorrei anche cucinare, non so se ne avrò un paio di chili, però sta andando, dai, sta andando. La fiammella è lì, la vedete la fiammella, no? La fiammella della truma è lì. Meno male che viaggia. Per tutti quelli che vogliono vivere in camper, non c'è cosa peggiore che rompere la stufa quando è inverno e fa un freddo cane. Come potete notare, il nonno è acceso e lo sentite anche. Vabbè, va. Oggi finalmente sono riuscito a sistemare una cosa, non riuscivo a capire come fare. Poi ho visto che c'era un po' di carne, 3 mm di spessore, su un cilindretto, gli ho fatto un forellino, gli ho messo una vitina, lo tiene lì. In teoria, se quella vitina non si svita, ma non si svita perché in quel punto non è che c'erano queste grandi vibrazioni. Vabbè, va, meno male, adesso mi scaldo un po', va. Ciao, va.